Bentrovati telespettatori del Sasson allo Stagno. Questa settimana siamo ad Albino per occuparci di criteri antisismici nella costruzione delle case. Casa vostra è sicura? Ha tutti i certificati che servono per farvi dormire sonni tranquilli? Oppure in caso di una scossa di forte intensità siete preoccupati che possa non reggere? Tutto questo nel Sasson allo Stagno che inizia adesso ad Albino. Allora che Albino non è compreso come comune a rischio, né? Ho già letto io. Ha già visto le zone. Le zone e tutto, non mi scappa niente. Però dicono che qui siamo al sicuro nella nostra bella provincia di Bergamo. Ma casa sua? Non tutta la provincia, perché se prendi Seriate, Cenate sotto, paesi della Bassa sono soggetti a rischio. Un po'. Secondo... Non comunque come certe zone, come il centro Italia. No, della Lombardia la più a rischio è la provincia di Brescia. Ma casa sua è sicura? Eh? Casa sua? Beh, però... Non ha la certezza però che sia antisismica? La certezza al 100% non si ha mai. Come fai a avere a certe profondità con i movimenti tellurgici? No, quando una casa è costruita con i criteri antisismici. Certo, ha detto il ferro prima di tutto. Se mettevano il ferro anche lì, va bene, dove è successo recentemente, quelle case lì non crollavano. È logico, certo. Perché il ferro è un legame. Certo. E invece... è in casa sua, però lei non sa se ce n'è tanto o ce n'è poco di ferro. Beh, c'era un geometra che era incaricato di sorvegliare, spero di sì, ecco. Quindi lei dorme sogni tranquilli? Però c'era un muratore che sbagliava a mettere il ferro di una, come si dice, di un terrazzo. E lì se sbagli a metterlo, cade il terrazzo anche se c'è il ferro. È un conto se lo tieni alzato un 10 cm, è un conto se invece lo metti... E sono arrivato appena in tempo, gli ho detto, siccome io ho lavorato nell'edilizio, ho fatto scuola di assistente edile alla Fantoni di Bergamo, allora so come va impiegato il ferro. Capito? Quindi ne sa qualcosa lei di costruzioni? Costruito tutta l'Alzeriana, tutto Bergamo e tutto Milano, saprò qualcosa. Se l'ha costruita lei, allora ci può dire che siamo al sicuro qui, le case non cadranno. Almeno il ferro, a scuola ci insegnava la prima cosa, che serve da tirante il ferro. Certo. E invece il cemento da compressione. Però noi qui non dovremmo essere a rischio, secondo va bene le ricerche che hanno fatto adesso. La sua casa è antisismica? Sì. Come fa a saperlo? Perché ho visto il ferro che c'è dentro, tutto il disegno. Ah, quindi ma è andato a controllare dopo quello che è successo? No. Quando l'ho costruita io, ho preso un ingegnere, ho fatto tutti i disegni, ho fatto fare tutto. Perlomeno collaudi che sono stati fatti per me. A posto. Ah, quindi è proprio. Sì, sì. Ma non è lei l'impresario? Mi hanno detto ai tempi quando l'ho costruito, che se c'era un terremoto che a tassa forte sarebbe caduta, ma non si sarebbe spezzata. Però io dopo devo credere a quello che dicono. Quindi già ai tempi lei aveva pensato questa cosa del pericolo terremoto? Già che l'avevo fatta, avevo cercato di costruirla, di farla costruire con criteri abbastanza, cioè prendere ingegneri. Abbastanza validi, ecco. Lei è sicuro qui nella zona? Pensa di essere al riparo da certi eventi naturali? È stato due o tre volte che c'è stata la scossa, ha detto che è venuta dietro Salvino, una volta è venuta nella Val Brembana. Ma niente di preoccupante? No, adesso è venuta l'ultima, che è due giorni fa, sì. Giù Seriate. Sentito. Però lei dorme sogni tranquilli? Senti appena, non è che senti. Ma ha controllato casa sua, l'ha fatta controllare? Sì. È una casa sicura? Ostia, quelle case lì vecchie lì, quelle lì. E quello è il problema, non sono le case nuove, perché le case nuove devono essere norma anche da questo punto di vista. No, ma queste qua stanno bene perché hanno il coso di legno sopra. E il coso di legno non crolla mai perché l'estrema, ma non... Quindi dice che chi ha le costruzioni così... Può stare tranquillo. A meno che parti da una parte a crollare, allora vieni giù. Se fa così. Certo. Però lei non è sicuro che casa sua sia antisismica? No, appena due o tre volte. Fate una volta un po' più forte. Ma non è che sia... Sa cosa tremano? I mobili. E sbattono i mobili, no? Vabbè, quelli.
L'importante è che la casa non venga giù. No, niente. Quindi lei non è per niente preoccupato. Lei pensa anche di incaricare una persona, un ingegnere, per farla controllare? Ma no, perché qua da noi no. Però ho detto che c'è una vena che ha pigliato Cremona anche, la vena, cioè nella Lombardia anche. Perché sa che poi, insomma, quando succede, tutti dicono, ah sì, potevamo, cosa vuoi forse che... è meglio prevenire. Vabbè, ma cosa vuoi che ti dica io? Niente, lei è proprio tranquillo. No, tranquillo. Ma... Ok. A casa mia cade di sicuro, guarda. Come cade di sicuro? Non pensare che qua siano sicure le case, No. Ah, e non come là, però. Anche qua non sono tutte antisismiche. Queste qua sono antisismiche per te. Avranno 200 anni. Quindi ciò vuol dire che se dovesse arrivare una scossettina? Sono in pietra, sono ancora in pietra. Niente ferro? No, vessile no. Ma sarebbe il caso, secondo lei, di fare dare una sistemata, far dare una... Di lì a cominciare a asfaltare le strade, dopo è già qualcosa, capito? Perché con la moto mi sembra di essere mulattiera, per cui a casa vabbè. Casame, se che dovesse crollare. Ormai. Ma lei è sicuro che qui non succederà niente? Dicono che la zona è a basso rischio. Anche qua c'è qualcosa, anche qua, però non così. No, non come quella zona là, il centro Italia è risaputo, no? Quindi secondo lei non dobbiamo temere scosse come quella? Adesso non esageriamo, dopo te. Noi siamo in una zona... Con sì, con sa. Con sì, con sa. Ma però, sa come dicono, è meglio prevenire che curare. Sì, è vero anche quello. Quindi, arriva la domanda, casa sua è sicura? Cosa? Beh, bisognerebbe che lo dicesse all'ingegnere che mi ha firmato i disegni e compagnia. Io penso di sì. Da profano, vista come è stata costruita, penso di sì. Dopo bisogna vedere che intensità di terremoto arriva, perché... L'Italia è un paese strano, sa, no, che lì nelle zone di massima pericolosità costruivano le case con la sabbia. Cioè. Sì, no, le voglio dire una cosa. Non so, 2 o 3 anni fa... Ero lì seduto al tavolo, sento come uno che quando sbatte le porte, no? Sui vetri grandi, ma porca miseria, o che è passato un camion, sa, quei camioncioni, no? Sì. Che, e invece poteva, era una leggera scossa di terremoto che il vetro ha vacillato un tantino così. Me sto tranquillo, a dire la verità, per quello che devo stare al mondo io. Vabbè, cosa vuol dire? No, vuol dire sì, ascolta, egoisticamente parlando, dopo... Bisogna pensare. Arrivasse stanotte, scusi. No, ascolti. È qua ben, bella piena pazienza. Forma, bella allegro. È meglio che tocchi a lei che tocchi a me. Facciamo. Se uno può dormire anche sogni tranquilli, no, è meglio, no? La nostra zona suona. Sì, è capitato anche qua, ma di leggera. Più che altro sul lago. Nella parte di là. Perché i laghi una volta erano. Noi dovremmo essere. Dopo, per quanto riguarda la mia casa, per quello che ho potuto vedere io da incompetente, bisogna che venga un terremoto. Come una casa recente, una casa più datata? È del 63, guardi, le dico subito la data. Sì, ma quello non vuol dire che il Colosseo c'ha 2000 anni e in piedi ancora, capito? Certo, quello sì, però dipende, sa che dopo un certo anno è diventato obbligatorio creare una casa antisismica. Sì, ma lasciamo stare, perché qui in Italia diventa obbligatorio anche non buttare per terra i mossiconi, che sono 30 euro di multa, ma se lei va giù per la strada, troppe leggi e poca gente che le fa rispettare. Secondo il mio modesto parere, ecco. Vabbè, comunque lei, lei è tranquillo, la sua casa, pensa sia sicuro. No, ascolti, visto, io ho 83 anni, qualche volta è capitato anche qua, perché, ma leggero, ero giù a Alzano, lì dal Sala Sementi, ma era un pomeriggio, potessi essere sentito un attimino, però... Non è mai successo niente di importante qui. Dopo tutto, a sto mondo tutto può succedere. Abita in una casa sicura, costruita con tutti i criteri antisismici? Penso di sì.
perché è recente, quindi abbiamo fatto tutto noi, architetto, quindi abbiamo fatto fare secondo i crismi del tempo, che ha già 26 anni, però abbiamo fatto qualcosa di buono, pensiamo. Quindi pensa quindi di essere al sicuro, almeno la struttura in cemento armato c'è, fatta a regola d'arte. Ma secondo lei qui ad Albino sono tutte... Non sono di qua io. Dove abita? A Trescore Balneario. Ah, e Trescore c'è il pericolo? No, per adesso tutte fatte secondo i crismi degli uffici tecnici e tutto il resto. Abitiamo, lei si è informato se la zona dove abita è una zona soggetta? Non tanto. Non è troppo soggetta a questi eventi catastrofici. Quindi diciamo che da quel punto di vista siamo quasi al sicuro. Abitiamo in una zona tranquilla? Secondo me abbastanza, però bisogna darsi da fare a costruire qualcosa, cioè mettere in sicurezza le case, eccetera, eccetera, perché... Secondo lei il territorio di Albino ha case che appunto non sono sicure? Penso l'80%. L'80%? Penso di sì. Dovesse arrivare una scossa di tipo al 6 della scala Mercalli, non so quanti ce ne starebbero in piedi. Cioè, perché ci sono tante costruzioni anni 60, cose così, che secondo me non hanno i criteri adatti per stare in piedi. Insomma. Casa sua invece mi diceva che... No, casa mia, no. Io abito in condominio, non sono tanto convinto che sia sicura. Per cui è un condominio un po' vecchio, per cui... Dopo quello che è successo nelle zone terremotate, lei ha alzato un po' l'antenne, ha chiesto qualche rassicurazione? No, ormai, cioè, la mia età non mi preoccupa. Andiamo di fatalismo, cioè da essere, speriamo che non succeda, se dovesse succedere incrociamo le dita. Sì, così. Infatti. Aiuto. Non è preoccupato però? No, ormai ho vissuto abbastanza, va bene così. Casa sua è sicura? Penso di sì. Pensa oppure le certificazioni, sa che adesso l'Italia è un paese di certificati, quindi... Non lo so, perché sono solo 3 anni che sono lì in affitto, di conseguenza non lo so quanto può essere sicuro o meno. Lei non ha mai sentito una scossa? No. Non ha mai tremato in casa sua? No. E si spera che non si tremi mai. E si spera. Dovremmo abitare in una zona tranquilla. Dovremmo, dicono, però anche qua quando ci sono state delle scosse si sono sentite, magari leggermente. L'anno scorso mi pare che dove l'epicentro era sul lago. Ce ne sono state diverse nel primo. Però io lì al primo piano non ho mai sentito niente, a meno che... Perché qualche anno fa abitavo a Cene, però ero in un secondo piano, di conseguenza, essendo al secondo piano, si sentiva già di più. Al primo piano io non ho mai sentito niente, da quando abito lì. Però dopo quello che è successo nelle zone terremotate, lei non è andato dal proprietario di casa a richiedere i certificati di sicurezza antisismica? No. Sinceramente no. Perché le sembra di esagerare, perché... Non ci ho neanche pensato, sinceramente. Se dovesse arrivare un terremoto, come quello arrivato a Amatrice, zona limitrofe? Brutta storia, veramente. Ma dici che Albino reggerebbe? Penso di sì, almeno viste le strutture, però anche qua ci sono molte case vecchie. E di conseguenza non sei mai certo, Chiaro che quello che è successo, dopo pur sapendo che sono zone a rischio, dopo è chiaro, ti spiace. Ma essendo zona a rischio, è normale che quelle case siano crollate in quella maniera? Le case vecchie? Case vecchie sì, quelle nuove ci siamo già capiti, no? Qualcuno ci ha giocato sopra, come è solito in Italia. Certo. No, vero? Ci vorrebbero tutto un tot di certificazioni. Che casa sua ha? Sì, casa mia ha 40 anni. 40. Spero perlomeno che regga. Vabbè, non posso dirlo, non sono sicuro. Non vorrei esserci sotto. Ecco, cioè. Vediamo, speriamo di non provare l'esperienza. Non vorrei esserci, onestamente. Però dopo sai. Comunque,
Qualcuno dopo quello che è successo giù è corso a chiedere certificati, a far intervenire i tecnici per controllare che la casa... Sì, ma io vedo questa soluzione nelle zone più a rischio, più a rischio. Qui secondo lei è inutile allarmarsi più di tanto? Le piccole ondulazioni che a volte vengono casualmente, però non essendo zona a rischio, forse non necessita fare un intervento o perlomeno una ricerca a questo tipo di rischio. Sì. Lei dove abita? Io abito qui ad Albino, però conosco bene perché io ho vissuto il terremoto dell'80, sono di Caserta. Quindi mi sono fatto una bella ballata un bel po' di anni fa. Però casa sua dove stava? Io stavo al centro di Caserta, quindi non ha avuto troppi danni, però insomma le altre zone, un po' tutte le case dei dintorni di Caserta hanno avuto danni ingenti. Come mai alcune case hanno retto e alcune case invece sono crollate? Guardi, il problema è che la casa mia dove abitavo era una casa in muratura e comunque fatta bene. E, tra l'altro non è la questione soltanto del farla in calcestruzzo armato o farla in acciaio. Il legno è quello che resiste in maniera eccellente, tanto è vero che le case in legno non cadono. Però se le case in cemento, in calcestruzzo o anche in acciaio sono fatte male, ovviamente cascano. Non è una questione del tipo di cemento. È perché proprio... tanti dicono sì, sono crollate perché non c'era ferro, perché era usata la sabbia. Perché... Le cause possono essere tante, però andiamo a vedere quali sono. Possono essere anche delle, diciamo... Ci sono delle normative che oramai esistono da un bel po' di anni, ma non sempre vengono rispettate. E quindi... In certe zone addirittura viole, quindi pericolo molto alto. Certo. Ma com'è possibile che certe case fossero ancora lì così? Beh, perché evidentemente non c'è stata mai a qualcuno che gli è venuto in mente di fare i collaudi alle abitazioni. Io credo che sia un po' come le auto. Ogni 10 anni la macchina deve essere collaudata. E perché non le case? Quanti secondo lei fanno i collaudi alle case? Ma pochi. Pochi. Qui ad Albino... Anche perché è un costo... Insomma, aggiunto che molti se lo risparmiano. Che da architetto, quindi parlando con un professionista che si occupa di certe cose. Mia moglie ha svelato il segreto. L'ha fregata. Ha senso qui fare certi tipi di controlli sulle case di questo paese, per esempio? Io credo che il controllo vada fatto dappertutto. E comunque va precisata una cosa. Le mappe, tipo queste qua, sono buone. Però secondo me l'Italia andrebbe dichiarata tutta sismica, non a zone, perché non a caso ci sono zone dove il terremoto non è mai accaduto, semmai se ne è dimenticato che fosse 300 anni fa, 400 anni fa è successo qualcosa. Tanto per dire, Brescia è successo negli anni 80, fine anni 80, cosa del genere, e c'è stato un bel terremoto sulla zona di Brescia. Quindi Brescia dista poco da qua. Quindi quando è stato? Mi pare alla fine degli anni del 2000, una cosa del genere. Lei ha tutte le certificazioni di casa sua, quindi? Io abito in una casa dove mi sono state date le certificazioni. Poi come sono stati fatti i collaudi? Non lo so. Io non c'ero, non ero presente. Comunque, insomma, i problemi sono innumerevoli. E bisogna affidarlo a professionisti esperti e seri, ingegneri, architetti, insomma. Quindi una controllatina alle case di Albino, secondo lei ha un... Non farebbe male. Non farebbe male. Assolutamente no. È come farsi un controllo ogni tanto per vedere se c'è un po' di diabete, un po' di colesterolo, si fa la stessa cosa. Chiamiamolo in una maniera diversa, ma il controllo va fatto comunque alle persone e anche alle case. Non ci si può parlare dietro al discorso che non siamo una zona sismica, altamente sismica. Assolutamente no. Perché il terremoto
può succedere dappertutto. Casa su antisismica? Sì, eh. Come fa a saperlo? Ho fatto la revisione. Davvero? Ottimo. Quando? Penso di no, No, penso di sì che sia, però non lo so. Pensa che sia sicura? Sì, qui in fondo. Pilastri ce ne sono. Quindi dovrebbe essere tutto a posto. Penso. Ma lei è preoccupato per possibile arrivo? No, proprio non ci penso neanche. Dice che qui non potrà mai capitare? No, succede anche qua, però non ci penso neanche. Albino in generale è sicura secondo lei? Ma tante di queste penso di no. Quindi se dovesse succedere, mi raccomando, non scendete qui in strada. Esatto. Casa sua è sicura? Penso di sì. A che livello di sicurezza è? Ha in mano tutte le certificazioni dei tecnici? Sì. Sì? Ovvio, sì. Ah, quindi non è proprio... Sì, penso che... In che anno è stata costruita? 66, 67. Perché dopo gli anni 90 è diventato praticamente obbligatorio avere, costruire con sistemi antisismici, ma prima era un po' a discrezione di chi la costruiva. Penso di sì, non ero ancora nato, dunque. Sono nato in quegli anni, mio padre ha fatto la casa e... Ah, l'ha fatto suo padre? Sì. Quindi... Dovrebbe essere sicura, hanno fatto fondamenta e tutto, hanno fatto tutto loro. È sulla roccia, completamente sulla roccia. Che fatto adesso sulla roccia? Non è che mi rende sicuro, però dicono che potrebbe essere, questo è qua. Che potrebbe restare in piedi se dovesse arrivare un... Ma lei è preoccupato che eventi si possano verificare anche qui in questa zona? Non più di tanto, sono abbastanza fatalista, dunque. Perciò se deve succedere? Succede. Ha visto sicuramente quello che è successo, come una scossa seppur forte ha demolito i paesi. Sì, vabbè, cosa vuole che le dica? Speriamo che non succeda niente. Lei è preoccupato? Che... No. Secondo lei sì. Se capita, capita, cosa vuol fare? Ma se capita qui, cosa potrebbe succedere ad Albino? Uno scenario tipo quello di Amatrice? Penso di sì. Con un sacco di case che vengono giù? Sì. Costruite male allora? Sì. Sono case vecchie, fatte costruite nel 700, 600, 500, si immagini. Io vengo da Città Alta, si immagini Città Alta se dovesse succedere un terremoto, cosa succederebbe? Tre quarti cade giù di sicuro. Ma non c'è nessuna idea di rinforzarle? No? Ma di sicuramente qualcosa si può fare, però penso che... Il sicuro non c'è. Non diciamo che lei non è corso ai ripari dopo quello che ha sentito, si è preoccupato più di tanto. No, adesso non abito più in città, abito in una casa in un altro paese, però. Che ha comunque certificazioni antisismiche? No, perché è stata costruita negli anni 70, 60, penso che. Rifatto tutto, è fatta bene, però non lo so cosa potrebbe succedere se viene un terremoto. È un po', tra virgolette, possiamo fatalista della serie. La vita è tutta una fatalità, insomma. Certo. Oggi sono qua, adesso sono qua, ma due minuti dopo sono anche... Non ci sono più, spero quei coglioni, però insomma... La prossima che ci sono di quelli che quando succede qualcosa corrono ai ripari e vanno subito a cercare l'ingegnere che attesti il genio civile. No, ma tanto guardi, poi siccome ho un po' esperienza nelle ricostruzioni così... Sa valutare. Sì, più o meno sì, dai, più o meno adesso. Certo, una casa come questa qua, se viene un terremoto, non so come posso star su. Cosa fa? Quindi lei ad occhio capisce subito quale casa potrebbe reggere o non reggere un eventuale sisma. Sicuramente tutte le case costruite fino a un po' di anni fa sarebbe un problema, ecco, poi vediamo, insomma. Ecco. Quindi lei consiglia agli abitanti di questa zona centrale di Albino, certo. Se arriva una scossa grossa, non mettetevi in strada. No, in strada no, perché ho provato Ancona quando è avuto il terremoto, quando Ancona tutti in strada, alla fine era peggio perché non si muoveva più niente, cioè tu sei in mezzo alla strada che viene giù il palazzo, è chiaro. Cioè, cercare di fare in maniera da scappare più la svelta possibile in un altro, in un posto all'aperto. Ma no, qui in centro. Qua no, qua non è sicuro. Stiamo parlando di case antisismiche. Allora, lascia aperto.
Zona Albino, zona tranquilla? Non lo so, io non sono né tecnico, né geometra, né geologo, sono negota. Quindi sa se casa sua potrebbe reggere? Io abito in un condominio e spero che quando l'hanno fatto... Sa che ci sono mille certificati, ormai oggi ci sono mille certificati allora, per qualsiasi cosa. Mille certificati, però le case cadono. Ecco. Chiuso l'argomento. Quindi tanto vale il certificato. Basta spendere. Oggi basta spendere, guarda. Grazie mille. Ci mettono il tachimetro sulle scarpe. No? E così ci controllano anche se andiamo a destra o a sinistra. E più cammina, più consuma il suolo e più paga. Oh, la bella, sai che c'è venuto? Non dica queste cose che poi al governo qualcuno sente queste idee. E poi applicano la tassa sul serio. Ma tanto lo fanno. Vai in qualsiasi posto, tu devi pagare. Basta. Bella idea, il consumo del suolo in base a quanto uno cammina. Certo, fra poco, guarda, tra idromo e Pinco Pallino siamo tutti controllati. Casa sua è sicura? Sì. È stata costruita con i sacri crismi? Sì. Assomiglia perché sia mia quando l'ha costruita. Aia, in che anni? Non lo so. Non sa di chi è la sua casa? No, ma è uno che mette le cose a posto quello lì. Quindi comunque una casa sicura. Sicura. Speriamo. Adesso facciamo gli scongiuri, speriamo che non debba mai capitare qui in zona quello che è capitato lì nella zona di Amatrice dintorni. E però qua Albino c'è questa cosa che parte dal Monte di Selvino, quella striatura che arriva fino a Gaverina. Quindi non l'ha mai saputo. Non l'ho mai saputo. Ma dai. Quindi ciò vuol dire che non siamo al riparo sicuro neanche qui al Albino. Qua c'è proprio una bella fenditura in mezzo alla strada, sotto non so fino quando. Cioè parte da Selvino, non mi ricordo come si chiama. Ma lei sta mettendo in allarme tutti quelli che, di Albino che guardano la trasmissione? Non è, io non sono di qua, io sono di Leffe. A Leffe invece si sta più tranquilli. Noi siamo lì. Nel borgo della Valgandino. A lei si sta bene. Qua invece secondo lei devono preoccuparsi. Sì, ho sempre sentito che c'era questa fenditura. Ma se voi andate su sul monte a Selvino vi fanno vedere. Si può passare attraverso questa fenditura e arriva fino a Gaverina. Quante case sono al sicuro secondo te di questa zona? Ma neanche una. Neanche una? Di queste vecchie di qui del 500, 600. Quindi tu mi stai dicendo che se dovesse arrivare una scossa come quella arrivata da Amatrice... Secondo me ne cade parecchi. Mi farebbero dei bidoni. Infatti ne parlavamo già col proprietario qua, ha detto se viene una scossa del genere, secondo noi ne cade parecchi. E quindi in questo caso, tu che sei del mestiere, come si può intervenire? Come fai a intervenire in questi centri storici? Bisogna solo affidarsi alla Divina Provvidenza. Devi sperare solo che non succeda, basta. Invece so che adesso per costruire le case bisogna seguire certi criteri. Adesso sì, adesso. Ma tutte quelle che ci sono... Vabbè, questi qui già... Questi non ne parliamo. Però adesso sì, adesso quelle che costruisci adesso ci sono dei criteri diversi. Uno ti telefona e ti dice puoi dare un'occhiata a casa mia se è costruita come si deve, se potrebbe reggere? Vabbè, questo qui ci vuole ingegnere, ci vuole un parere... mica nostro dei muratori, certo. Noi facciamo quello che ci dicono i comunque gente. Si può fare certo. Come si fa? Sei mai stato chiamato a rinforzare? Sì, se vuol dire. La Volvo di Zingonia è stata fatta tutta antisismica. Sì. La Volvo che c'è in Zingonia è stato fatto un lavoro, il capannone era già su ma sono state fatte delle staffe che lega pilastre con le travi del capannone e tutto. Quella sì che è stata fatta un lavoro costoso, però quindi sono sicuro. Sì. Quello non cadrà. Non cade. Non cade perché sono stati fatti dei lavori con ingegneri, tutto fatti apposta. È anche costoso secondo te? Sì, è tanto. Però se uno pensa che... Se succede quello che è successo là, penso che... Anche perché... Non lo so se qui è zona sismica, come non penso, come là, però... Non si sa mai cosa... Ti sei sentito dire certe volte, ma no, tanto non succede. A me è successo a Milano, al quinto piano, su un palazzo che è venuto nascosto dal quinto a correre dalle scale, perché è una storia brutta.
Ma hai chiesto i certificati? No, beh, un condominio che ci sono a Milano, anche a Milano, dovesse avere il terremoto a Milano, ne cade giù anche lì di condomini, perché sono stati tanti anche lì. Quindi diciamo che certificati o non certificati? Ma certificati, chi è che li certifica adesso? Nessuno certifica una casa tipo questi che ci sono in giro nei centri storici, chi è che la certifica? Quindi l'unica cosa è da zero costruire con i sacri cristi. Adesso sì, adesso secondo me è anche quasi impossibile fare antisismiche queste case qui. E come mai ne sono cadute così tante da Amatrice in quelle zone? Anche addirittura la scuola che era stata ricostruita. Si è visto in televisione, erano tutte case senza ferro, senza. Li vedevi come. Non c'erano anche lì le case, per esempio la scuola che era appena stata rimessa a posto. No, quello non l'ho visto, però ho visto che sono tutte case tipo anche questa, tipo case che possono. Se una casa comunque nuova, secondo te non c'è pericolo? No, con i criteri di adesso no. Grazie a tutti voi che avete seguito la trasmissione. Il Sassone allo Stagno tornerà a farvi compagnia come sempre tra 7 giorni su Antenna 2 TV. Grazie ovviamente anche a Vladimir Lazzarini per il montaggio e le riprese del Sassone allo Stagno. Se volete suggerire argomenti di discussione per le strade dei nostri paesi, mi raccomando, fatevi sentire via telefono allo 0346 23626 o mandateci una mail info@antenna2.it. Grazie e alla prossima settimana.